Fisioterapia Rosati, da oltre 20 anni al servizio di salute e benessere. Fisioterapia, osteopatia e riabilitazione sportiva. Albergo ristorante Santa Eufemia, piatti tipici, sala banchetti, affare a Figlio Rompetri. Serimont, serigrafia, ricamo, stampa digitale, abbigliamento. Via Santa Eufemia 211, Fara Figlio Rompetri. Paolo Bucciarelli, consulente finanziario. La gestione patrimoniale competente. Come già affermato in precedenti occasioni, il girone di seconda categoria offre un calendario ricchissimo di stracittadine, vista la copiosa partecipazione di tante compagini dell'area pedemontana, che sono anche protagoniste dell'alta quota e rendono pertanto più appetitoso il menù di giornata. In questa occasione le due squadre in copertina sono il Fara Figlio Rompetri e il Rapino, divise da appena una manciata di chilometri e da un'accesa rivalità calcistica. I ragazzi del presidente Di Federico tallonano da vicino la battistrada strada a Casalincontrada, ma con un minor numero di gare disputate che inducono ad un cauto ottimismo per i discorsi di alta quota. Il Rapino, che in casa vanta un curriculum di tutto rispetto con 588 giorni di imbattibilità domestica, vuole fare uno sgambetto ai cugini faresi per dare continuità al proprio cammino anche fuori dalle muramiche e ridare slancio alle proprie ambizioni in chiave playoff. Il pubblico, neanche a dirlo, è quello delle grandi occasioni. Il primo portiere ad essere impegnato è quello del Rapino, attento su un temibile piazzato dalla distanza della squadra di casa. I neroverdi di mister Santovito replicano a loro volta con il temibile diagonale dal limite di Melena, che va a spegnersi di pochissimo oltre il secondo palo. L'iniziale equilibrio permane anche nelle fasi immediatamente successive, con un paio di occasioni interessanti equamente distribuite. Al sedicesimo i locali ci riprovano con l'ottima iniziativa di Parente, che di tacco lancia sulla fascia il suo compagno di squadra Colasante, protagonista di una temibile conclusione dalla sinistra che si infrange sull'esterno della rete. Non va molto meglio sull'altro versante al neroverde della Valle, che cerca la porta dal limite d'area, ma la sfera si innalza e si spegne a fondo campo. La truppa del presidente Di Federico inizia a manifestare gradualmente un leggero predominio territoriale che induce a insidiare con maggior frequenza la porta difesa dal portiere neroverde di Fazio. Quest'ultimo corre qualche rischio sul gran siluro dalla distanza della truppa farese, con la sfera che sorvola insidiosamente la sua trasversale. Un minuto dopo D'Orazio cicca l'intervento sul lancio dalla mediana di De Luca, con Andrea Parente che prova a scavalcare Di Fazio con un colpo di testa beffardo di pochissimo sopra la traversa. La stracittadina torna ad infiammarsi dopo la mezz'ora, quando i padroni di casa invocano il penalty in seguito al tocco di mano in aria di D'Angelo, ritenuto non sanzionabile dal direttore di gara, che lascia proseguire. La truppa farese persiste in avanti e chiude la frazione con altre due iniziative dalle parti di Di Fazio, che suda freddo sul temibile diagonale in corsa di Davide D'Angelo, ottimamente imbeccato dall'inesauribile Parente, ma non corre rischi eccessivi sul successivo piazzato dalla distanza, che si alza abbondantemente a fondo campo. Alla ripresa dei giochi è il Rapino a partire col giusto piglio, creando una grossa insidia con l'imprendibile della Valle, che si accentra dalla sinistra e scaglia verso la porta di Bucciarelli, ma la difesa farese riesce a metterci una pezza rifugiandosi sul fondo. Dall'altra parte l'avanzato di Federico svetta centro area, intercettando un tiro dalla bandierina, con Di Fazio chiamato in causa poco dopo dal dirompente piazzato di Palombaro, che l'estremo rapinese annulla con un intervento ad alto dosaggio di difficoltà. Le velleità della squadra di casa subiscono un brusco ridimensionamento dopo il cartellino rosso rimediato da Malandra, che deve abbandonare forzatamente il proscenio dopo aver ricevuto il secondo giallo di giornata. Pur giocando in inferiorità numerica, il Fara Figlio Rompetri rimane in zona d'attacco e insidia la porta avversaria con il tentativo aereo di Parente, che non riesce a sfruttare l'ottima pennellata al centro di De Luca. Alla mezz'ora il Fara rimane in 9 dopo un nuovo rosso che stavolta il signor Trombetta di Lanciano sventola ai danni di Davide D'Angelo, il quale va a ricevere il giallo per simulazione, ma dopo le reiterate proteste si guadagna anche il rosso e il conseguente allontanamento dal campo, con il Fara ridotto in 9, che riesce anche a rendersi insidioso al 38esimo con l'ultimo acuto della contesa affidato a Di Federico, la cui zampata al ridosso della linea di porta non schioda il risultato del derby, che va a chiudersi sul nulla di fatto. Celucci Giuseppe è il tecnico del Fara Figlio Rompetri. È una stracittadina giocata abbastanza bene, terminata con il classico risultato di 0-0.
Sì, il punteggio è stato un pareggio, anche se secondo me noi diciamo dovevamo raccogliere qualcosa in più, poi certamente l'arbitro ha condizionato il tutto lasciandoci in 9, abbiamo giocato forse più di un quarto d'ora in 9, quindi va bene così, ci prendiamo questo punto anche con un po' di rammarico, però si poteva fare qualcosa in più. Secondo me sicuramente è mancato forse l'ultimo guizzo dentro l'area per segnare, però ci sta da dire di fatto che Rapino, anche se diciamo vaneggia ambizioni più modeste, ma un organico importante, quindi è un'ottima squadra e va bene, anche ci accontentiamo di questo punto. Sì, infatti mister, la supremazia è stata forse nei primi minuti, però poi, a parte il fatto che si è rimasti in 9, che loro non sono stati abili a sfruttarli però. Sì, sì, è stato sicuramente, questo è vero, e poi ecco, ti ripeto, il Rapino è un'ottima squadra, dimostra il fatto che fino adesso viene da una striscia molto positiva, ha pareggiato Arieli, ha vinto con il Casale, ha vinto con il San Martino. Oggi sicuramente aveva ambizioni di far risultato anche qua. Noi volevamo vincere la partita, ma più che per il derby, per andare avanti sulla nostra striscia positiva. Certo, non siamo riusciti a vincere, però continuiamo su questa striscia e ci prepariamo per quello che può essere domenica prossima. Andiamo ad Altino. Certo, il rammarico che fa male è che l'arbitro, non bisogna parlare degli arbitri, però secondo me oggi diciamo non è stata la sua miglior giornata. Va bene così, ecco. Dario Di Federico, il presidente del Fara Figlio Rumpetri. Prima cosa, se sei soddisfatto di come è andata la partita oggi. Sì, oggi innanzitutto è stata una bella giornata di sport, insomma, per due paesi come noi e Rapino, già avere questo pubblico è stato il primo successo. Poi sicuramente per quanto riguarda la gara, forse dai punti meglio noi, abbiamo avuto diverse occasioni, loro alla fine hanno, penso, l'attacco più forte del campionato, hanno calciato in porta forse una volta sola. Rimane il rammarico perché forse 11 contro 11 potevamo spuntarla, due espulsioni insomma, due doppie ammonizioni che forse sono un po' esagerate. Comunque onore al Rapino, sapevamo che il Rapino forse è l'attacco più forte, come ho detto, del campionato. Hanno fatto la loro gara, loro ci tengono in maniera particolare a questa partita. Comunque noi dobbiamo guardare, come dice sempre il nostro DS, a lungo periodo, i conti poi li dobbiamo fare a maggio, per cui il punto, visto come si era messa la gara, è buono. Adesso ci attendono un'altra serie di partite complicate, da domenica andiamo subito ad Altino e cercheremo di riprenderci subito. Quindi per te, Presidente, è un bicchiere mezzo pieno? Sì. Questi derby sono sempre delle partite molto strane, per cui già tu in 9 sei riuscito a non perderla, già è un fattore positivo, insomma. Continuiamo nella nostra striscia positiva, insomma, ormai questa è la decima partita, non abbiamo mai perso, per cui qualcosa di buono penso lo stiamo facendo. Poi si vedrà anche come si rinforzeranno le squadre a dicembre. Il nostro obiettivo rimane sempre quello di fare bene, insomma, cercare di arrivare nella griglia playoff. Stiamo rispettando appieno questo ruolino di marcia, per cui sono più che soddisfatto. Tornerete voi sul mercato? Bah, vedremo se ci sarà qualche opportunità di prendere qualche giocatore in posti specifici dove magari ci occorre, lo faremo, altrimenti non è che dobbiamo tornare sul mercato. Il nostro primo obiettivo rimane sempre quello, come oggi, far giocare 6-7 locali sempre, per cui se dobbiamo prendere un ragazzo valido, magari l'avanti, ma se si proporrà, se arriverà l'occasione lo faremo, altrimenti no. Giuseppe Santovito è il tecnico del Rapino, è una stracittadina anche per voi molto sentita. Sì, una partita molto sentita, soprattutto per i ragazzi, perché per me sono tutte partite importanti. Giocare con Affara, giocare con Guardia Grele o con Casale, sono tutte partite che valgono 3 punti e che valgono, diciamo, l'avvicinamento al nostro obiettivo, che è quello di provare a centrare la zona playoff. Per i ragazzi è molto più sentita, perché la partita riguarda anche, come hai detto tu, una stracittadina, strapaese più che stracittadina, e si conoscono molti di loro, quindi c'è una
rivalità sana, si è visto che comunque anche fuori si è urlato e si è alzato un po', si sono alzati un po' i toni, ma tutto nella ordinaria amministrazione. Quindi una partita importante, diciamo che è andata bene, poteva andare meglio, poteva andare peggio, ma va bene così, insomma. Per il presidente della Fiera Fiorum Petri, Dario Di Federico, per lui, visto come si sono messi le cose negli ultimi minuti, restando in nove, è un bicchiere mezzo pieno. Per voi, mister? Beh, se per loro un bicchiere mezzo pieno, per noi diventa un bicchiere mezzo vuoto automaticamente. Però onore alla Fara, perché veramente ha giocato una partita con le unghie e con i denti, anche se i ragazzi sono rimasti in nove, hanno fatto una prestazione importante. E i miei ce l'hanno messa tutta fino alla fine, abbiamo provato in tutti i modi, poi il campo ci ha un po' penalizzato alla fine perché era difficile poter giocare la palla, quindi bisognava buttare un po' la palla lunga e creare delle occasioni in maniera anche un po' disordinata. Però ecco, va bene così, poco da recriminare, poteva andare meglio perché 9 contro 11 gli ultimi assalti potevano andare a buon fine, ma non è andata così, è giusto il pareggio, va bene, continuiamo la nostra scia positiva, sono 4 partite che non perdiamo, partite importanti con la Fara, San Martino, Casale, Arielli, tutte le prime della classe le abbiamo affrontate di seguito e non abbiamo mai perso, questo ci dà una convinzione per il futuro, insomma, abbastanza importante. Voi un occhio al mercato, mister? Un occhio al mercato, ci pensano i dirigenti, vediamo un po' se ci sono le possibilità di portare a Rapino persone, soprattutto uomini più che persone, che fanno la differenza e che ti danno quel qualcosa in più, valuterà poi la dirigenza, ma attualmente abbiamo una rosa competitiva, i ragazzi, l'ho già detto l'altra volta anche ad Antonio Calabrese, sono ragazzi validi, una rosa veramente di uomini più che di ragazzi, perché gente con gli attributi, mi sta dando molto e voglio continuare a lavorare con loro per cercare di migliorare loro. Poi se dovesse arrivare qualcuno che ti fa fare il salto di qualità, ovviamente io non sarò certo io a rinunciare a questa occasione, però per adesso andiamo avanti così e voglio fare veramente un plauso ai miei ragazzi, lo dico veramente spassionatamente, complimenti perché stanno dando tutto quello che possono dare anche oltre.